Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi facciamo un nuovo transfer, un nuovo merge. Perderemo tutti gli outfit sul primo personaggio tranne uno. E come requisiti ci serve creare il secondo personaggio e pochi spiccioli per fare gli outfit sul secondo PG, ragazzi. Quindi andiamo su stile e decidiamo quale completo tenerci. Io in questo caso mi terrò questo qua bianco, con i pantaloni bianchi, con la parte sopra Galassia, e dopo che ho deciso quale outfit tenermi, possiamo partire con il glitch. Quindi facciamo start online, raga, e andiamo alla gestione del personaggio se siamo su next o cambia personaggio se siamo su old. E una volta che spawniamo, ragazzi, alla gestione del personaggio, cosa dobbiamo fare? Semplicemente, se abbiamo già un secondo PG, raga, lo dobbiamo cancellare come è successo a me in questo caso. E poi lo dobbiamo ricreare. Perché per far sì che il glitch funziona, il personaggio secondario va creato al momento, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo creato il personaggio secondario, quindi secondo PG, e l'abbiamo creato femmina, ragazzi, andiamo in una sessione online. E io vi consiglio di andare in una sessione solo inviti. Quindi, raga, una volta che siamo spawnati nella sessione, io vi consiglio di aprire subito il menu di pausa, controllare se avete i negozi visibili, ragazzi, perché potrebbe succedere che si buggano e non li avete e siete anche in una pubblica. Quindi, raga, se non avete i negozi visibili, cambiate e andate in un'altra sessione solo a inviti. A questo punto possiamo iniziare con gli outfit. Una volta che siamo spawnati, siamo in una sessione solo inviti, belli tranquilli, abbiamo i negozi, andiamo subito dalla parte bassa degli outfit, raga, andiamo su pantaloni sportivi e mettiamo questi immacolati, numero 1, ragazzi. Una volta che abbiamo messo questi, cosa facciamo? Andiamo dalle scarpette, andiamo su quelle del motorcycle, quindi stivali da moto, raga. E una volta che abbiamo andati sui stivali da moto, andiamo a cercarci i numeri, ragazzi, 20. Una volta che abbiamo messo anche queste scarpette, cosa facciamo? Andremo dalla parte alta degli outfit e andiamo a cercarci, raga, i bikini. Una volta che abbiamo trovato i bikini, andremo a mettere il primo, floreale nero, ragazzi. A questo punto andremo a mettere la giacca. Andiamo su giacche sportive, che se non sbaglio è il numero 17, raga. E una volta che siamo nelle giacche sportive, andremo a mettere la numero 4, ragazzi, il piumino verniciato scuro. A questo punto, una volta che abbiamo messo anche questa, andiamo dagli accessori, andiamo poi su guanti e andiamo a cercarci questi, ragazzi, i corazzati bosco chiaro, i numeri 32. Una volta abbiamo messo anche i guanti, raga, controlliamo di non avere niente nella testa, né orecchini, né occhiali, caschi o cappelli o cos'altro. A questo punto salviamo l'outfit e lo chiamiamo C1, raga. Una volta che abbiamo salvato l'outfit e l'abbiamo chiamato C1, andiamo a fare il secondo outfit. Il secondo outfit, raga, è semplicissimo. Praticamente andiamo dalla parte alta degli outfit, andiamo su vestiti da casa, raga, e una volta che abbiamo messo i vestiti da casa, andremo a selezionarci il numero 2, raga, questo qua, rosso e giallo. Una volta che ci siamo messi questi, avremo sempre gli stessi guanti e li teniamo per tutti gli outfit, ragazzi. Poi andiamo sulle scarpette, andiamo sulle sneakers e mettiamo il numero 2, quelle rosa. A questo punto andiamo a salvare l'outfit e lo chiamiamo C2, ragazzi, e lo mettiamo sotto C1. Una volta che ci siamo salvati l'outfit, l'abbiamo chiamato C2, l'abbiamo messo sotto C1, andiamo a fare il terzo completo, raga. Quindi per il terzo outfit cosa ci dobbiamo mettere? Andiamo di nuovo dalla parte bassa degli outfit e ci andiamo a mettere, come al solito, su pantaloni sportivi i numeri 1, ragazzi, immacolati. A questo punto, una volta che abbiamo messo questi pantaloni, andremo a metterci le scarpette.
I guanti, raga, sono sempre gli stessi e le scarpette sono sempre le stesse di prima. Quindi andiamo su stivali da moto e saranno i numero 20. Una volta che abbiamo messo anche i numeri 20, andiamo sulla parte alta, andiamo su magliette da trafficante e una volta che abbiamo trovato le magliette da trafficante andremo a metterci la numero ultima, ragazzi. La numero ultima è fantastico, andiamo a metterci la numero 60. Una volta che ci siamo messi la digitale blu, andiamo a cercarci le giacche, raga, queste qua da lavoro. Una volta che ci siamo trovate le giacche da lavoro, andremo a metterci la numero 36. E a questo punto salviamo anche questo outfit, ragazzi, e lo andiamo a chiamare C3. Una volta che abbiamo salvato anche questo outfit e l'abbiamo chiamato C3, andremo a fare il quarto outfit. Quindi per fare il quarto outfit, raga, teniamo sempre questo, andiamo nella parte alta degli outfit e andremo a toglierci sia la giacca, raga, tutta la parte alta, e andremo a metterci prima le scarpette, queste qua, stivali a tacco alto deluxe militari mezzanotte, che sono il numero 24, raga. Poi per l'appunto andiamo a metterci sempre i soliti pantaloni immacolati, che sono gli stessi dell'outfit precedente, i pantaloncini sportivi numero 1, e poi, raga, andiamo a metterci la canotta, quella rosa. Quindi andiamo su canotte e ci mettiamo la canotta rosa, che è la numero, raga, 92. Una volta che ci siamo messi anche questa qua, la andiamo a salvare, lo chiamiamo C4, raga. Una volta salvato anche questo outfit, andremo a fare C5. Quindi, cosa facciamo? Sempre gli stessi pantaloni, sempre le stesse scarpette, sempre gli stessi guanti, raga, e ci andiamo a mettere nella parte alta degli outfit solo la giacca e il bustino diverso. Quindi andiamo a interagire con la parte alta degli outfit, andiamo a cercarci i bustini e andiamo a mettere il numero 13, ragazzi, foglia di tè, ok? Questo qua. Una volta messo questo bustino, andiamo a cercarci le giacche sportive. Una volta che siamo su giacche sportive, andremo a mettere la numero 73, raga. Una volta che abbiamo messo la numero 73, ci salviamo pure questo outfit, che mi raccomando ha sempre gli stessi guanti, le stesse scarpe del precedente. Quindi salviamo con C5. A questo punto andremo a fare gli ultimi due merge. Allora, ragazzi, gli ultimi due merge sono questi. Uno è questo qua, è il Tan Ceo, che porterà, ragazzi, l'outfit con i tasconi, ed è importante questo qua. Andiamo su parti superiori, ragazzi, e andiamo a cercarci soprabiti. Una volta che abbiamo trovato soprabiti, raga, andiamo a mettere la numero 40. Una volta che abbiamo messo la numero 40, cosa andiamo a fare? Tenete, ragazzi, questa giacca aperta. Quindi se per caso ve la fa mettere chiusa, voi dovete subito aprirla. Per aprirla andate sul menu interazione, andate su stile, andate su giacca, raga, e la aprite. A questo punto andiamo nei pantaloni, andiamo su leggings, raga, e andiamo a mettere il numero 32, raga. Una volta che abbiamo messo anche il numero 32, ragazzi, possiamo andare a mettere la canotta e le scarpette. I guanti sono sempre gli stessi. Quindi andiamo nella parte bassa qua dagli stivali e andiamo a mettere sempre i soliti deluxe militari mezzanotte numero 24. Una volta che abbiamo messo anche questo, raga, andiamo a mettere la canotta. I guanti sono sempre gli stessi, mettiamo i corazzati tattici bosco chiaro, questi qua, ragazzi, corazzati bosco chiaro numero 32. A questo punto torniamo sul vestiario, sulla parte alta, andiamo su magliette e ci andiamo a mettere, ragazzi, questa, la numero 63. Una volta abbiamo messo anche la maglietta numero 63, possiamo salvare l'outfit. Ma prima di salvare l'outfit, cosa facciamo? Andiamo sul nostro menu interazione, andiamo su inventario, raga, andiamo su i nostri giubbotti antiproiettile e andremo a mettere il giubbotto antiproiettile, quello
verde, mi raccomando la giacca aperta. E una volta che abbiamo messo anche il giubbotto antiproiettile verde visibile, possiamo pure andarci a salvare l'outfit e lo chiamiamo Tan Cheo. Adesso, regà, andremo a fare l'ultimo outfit. Quindi andiamo dalla parte bassa degli outfit, raga, e andremo a mettere i soliti pantaloni, questi qua, quelli immacolati, e invece andiamo nelle scarpette, andiamo su stivali e andremo a mettere i numeri 42. Una volta abbiamo messo quindi i stivali numero 42, come ho detto qualche secondo fa, andiamo a metterci i pantaloni sportivi, ragazzi, numero 1, maculati, questi qua. Poi andiamo sulla parte alta, andiamo su bustini, raga, andiamo a metterci il numero 13, che sono quello con le foglie di tè, chiamato così, ma è questo qua azzurro, ora vi faccio vedere. E a questo punto, raga, una volta messo anche il bustino, andiamo sulle giacche sportive, andiamo su quelle, questa qua, e mettiamo la numero, raga. ...73. Una volta messo anche questo qui, potremo salvarci l'outfit. Ovviamente, raga, mi raccomando, sempre i guanti. Una volta salvato l'outfit, lo salvate sotto quello del CEO, raga, e lo chiamate come vi pare. A questo punto abbiamo finito. Quindi cosa dobbiamo fare? Come in tutti, raga, i transfer, una volta che abbiamo salvato tutti gli outfit, ci cambiamo lo stile per fare un salvataggio, ma io ora ne ho fatti 12 per farvi vedere. E quindi apriamo il menu interazione e ci suicidiamo, ragazzi, dall'opzione ucciditi. A questo punto, una volta che ci siamo uccisi e siamo rispawnati, raga, dobbiamo andare al creatore. Mi raccomando, non sbagliate, non andate da un'altra parte, è fondamentale, se no il glitch poi non funziona e mi dite che non va. Quindi start online creatore Rockstar per chi è su next gen, creatore per chi è su old gen, ragazzi. Vi ricordo che il glitch funziona su tutte e due le piattaforme, c'è solo un piccolo step diverso tra qualche secondo, tra qualche minuto, ragazzi. Quindi una volta che siamo andati al creatore, cosa dovremo fare? Facciamo il solito, ragazzi, tran tran con la gara e la andiamo a creare. È tutto guidato, ragazzi, quindi non vi sto a spiegare nei minimi dettagli, vi velocizzo questa parte. Quindi, ragazzi, una volta che vi siete creati la gara, avete seguito tutti i vari dettagli che vi dice di fare, e avete provato la gara e siete arrivati alla fine e siete su questa allerta, ragazzi, non vi preoccupate, accettate l'allerta e quando poi spawnerete di nuovo nel creatore, aprite il menu di pausa e andiamo alla gestione personaggi tramite online per chi è su next o alla selezione del personaggio chi è su old. Quindi una volta che ci carica saremo nella gestione o nella selezione dei personaggi. Ascoltatemi bene qua, raga, perché ogni volta qua fate danno tutti. Veramente il 70% delle persone qua sbaglia sempre. Dovete cliccare una volta freccia destra in modo da andare sul secondo PG. Ve ne accorgete perché tirerà su il cartello e si abbasserà quello di sinistra, ragazzi. A questo punto, quando abbiamo il cartello tirato su, dovremo andare a eliminare il secondo personaggio, quindi questo femmina in questo caso, perché stiamo facendo i completi sul maschio. Una volta eliminato il personaggio, mi raccomando, non dovete più switchare né sinistra né destra, raga, è fondamentale perché si sminchia il glitch. E quando avete cancellato il PG, cosa dobbiamo fare? Per chi è su old, quindi PS4 e One, oppure chi è su PS5, next gen, comunque sia, con la vecchia versione di gioco, avrà qui in basso a destra, come vedete, torna a Grand Theft Auto 5. Io sono su Xbox e dovrò cliccare B. Chi è invece su PS dovrà cliccare cerchio. Quindi chi ha la versione vecchia di gioco e ha scritto torna GTA storia, in questo caso, raga, cliccherà cerchio o B. Chi è invece da next gen avrà scritto qua
torna alla home. E se avete scritto torna alla home, raga, dovete farmi invitare da un vostro amico che sta in mira differente, accettare l'invito della mira indifferente, e a quel punto vi farà un bug, raga, e vi girerà in storia. Quindi una volta che siamo tutti quanti in storia, chi da hold che ha schiacciato B, chi da next che si è fatto mandare l'invito, raga, semplicemente clicchiamo il menu di pausa e ce ne andiamo in una sessione a inviti online. Quindi a questo punto, una volta che siamo spawnati online, raga, ce ne andiamo subito dal negozio di vestiti più vicino e ci salviamo l'outfit con cui siamo spawnati. Se no, lo perdete. Lo salvate negli ultimi slot, così non vi crea problemi. Come vedete, abbiamo tutti i merge, raga, già nei primi. E una volta che abbiamo salvato l'outfit negli ultimi slot, possiamo iniziare a fare il glitch. Quindi, ragazzi, adesso cosa facciamo? Ci decidiamo con cosa entrare nell'attività. Vi spiego due cose, raga. Andiamo a cercarci i completi, quelli da motociclista, quelli belli, quei guantoni, raga, perché questi, questa categoria di completo, entrando nell'attività con uno dei merge che abbiamo fatto, ci porterà guanti e scarpe da scia mortale rosa, verdi, blu, rosse. Quindi adesso vi faccio vedere un attimo due esempi, così ci capiamo. Aggiungete tra i preferiti, raga, l'attività merge come sempre, o la fare G o profilo basso, link in descrizione per tutte e due le piattaforme, raga, e andate ad avviare. Vi servirà un amico. Io in questo caso, su questo account, non ce l'avevo. Ringrazio Andre per l'aiuto, raga, e quindi mi faccio invitare da lui nell'attività merge. Io, entrando ora con questo outfit, vi faccio vedere che porterò determinate cose. Mi raccomando, una volta nell'attività mettete completi salvati, e quando siete poi nella pre-lobby dove ci sono gli outfit, guardate un po', cliccate tre volte a destra, raga, e abbiamo i guanti verdi con le scarpe da Tron colorate, che adesso non si vedono. A seconda di che motociclista mettete, cambieranno i guanti e le scarpe, raga. Ci sarà anche la cintura, come vedete. Guardate che bomba questo primo outfit. Ma se noi scorriamo e andiamo avanti, potremmo farne altri, raga, come tutti i merge che vi porto. Vi potete divertire, sbizzarrire a fare quello che vi pare. Escono delle cose assurde. Quindi vi prendete questo outfit, nella fare G, raga, per salvare gli outfit dovete andare o nell'appartamento o nel CEO. Invece in basso profilo potete andare subito dal negozio di ammunition più vicino. In tutte e due le attività non usate mai le auto del gioco, usate i personali, perché sennò parte il countdown immediatamente, così invece abbiamo più tempo per salvare gli outfit. Quindi una volta nell'appartamento, raga, ci andiamo a salvare l'outfit negli ultimi slot. Una volta salvato, poi possiamo quittare l'attività dal telefono facendo AXA per Xbox o X quadrato X per PS, raga. Ora vi faccio vedere un'altra entrata. Se noi, raga, appena siamo usciti dall'attività, non tocchiamo niente e diventiamo membri del CEO o dell'MC, andiamo a rubarci un veicolo del civile, quindi o un nostro veicolo personale, comunque cerchiamo una macchina, andiamo a fare lo switch del CEO, cosa succede? Come vedete, io ora ho cambiato tuta, ho messo quella nera, raga, faccio lo switch dello stile dell'organizzazione all'interno del veicolo, e quando faccio sinistra destra, quindi lo tolgo, lo metto e lo tolgo, quando scendo mi metterà, raga, sulla tuta la cintura e le scarpe. E questa cosa funziona con tutti gli outfit. Potete passare ora praticamente la cintura e le scarpe in tutti gli outfit che volete. Semplicemente ora basterebbe andare nel negozio, mettersi un altro outfit, ritornare in macchina, switchare, e metterete la cintura e le scarpe dove volete, ragazzi. Come per l'appunto vi sto facendo vedere con questo completo standard che mi sono messo. Ora sono salito sulla macchina, switcho, raga, e conoscendo cintura e scarpette. E la cosa bella è che abbiamo la cintura con la fondina, quella con la pistola, che è veramente figa. A questo punto, raga, vi faccio vedere che se noi andiamo adesso a cancellare C3, raga, mi raccomando C3, cosa succede? Succede che noi andremo a mettere al suo posto il completo Gorka, come in questo caso, e quindi
metteremo un outfit in mezzo ai due merge, vedete C2 e C1 e C2 e C4 e C5. Facendo questo, mettendo un completo Gorka o anche un altro completo, raga, potete farlo anche con un completo Tron, andremo a mergiare la parte bassa di un outfit, qui in questo caso il Gorka, con la parte alta che sta nel merge. Quindi ora entriamo nell'attività, raga, e come potete vedere, quando andremo a switchare all'interno degli outfit, succederà questo, che si immergerà la seconda parte del merge e verrà questo completo con la maglia stracciata e il completo Gorka. Veramente, veramente carino, ragazzi. Quindi ovviamente per andarlo a salvare fate il solito metodo nell'affare G, appartamento e CEO, basso profilo, ammunition. Ovviamente con i vostri veicoli, così non parte il countdown, raga. Quindi a questo punto vi faccio vedere l'ultima cosa, che è molto molto carina, raga. Se vi prendete questo outfit con i tasconi, cancellate tutti gli outfit chiamati con la C, quindi C1, C2, C3, C4, C5, lasciate gli ultimi due, raga, ed entrate nell'attività merge, passeranno i tasconi. Però come si recupera questo outfit? E questo è quello del CEO, raga. Bisogna fare il glitch per prendere i Joker Stun, che lascio in descrizione. Invece di prendere però i Jokers, prenderete questo outfit. Quindi una volta che siamo dentro l'attività con questo outfit, abbiamo cancellato, raga, tutti gli outfit chiamati per C e abbiamo solo gli ultimi due. Come potete vedere ci sono i tasconi immergiati e verrà anche quella sorta di Jokers maculato, ragazzi, sabbia. Quindi a questo punto, raga, che dire? Lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetemi, scusatemi se il video è stato un po' lungo, ma volevo spiegare un pochettino meglio determinate cose. Adesso vi lascio un paio di outfit che ho fatto io con questo merge per farvi rendere conto, raga. E niente, io spero che il video vi è piaciuto e alla prossima. Sbadabam! Ah, mi raccomando, raga, ci sono i abbonamenti attivi. Se, per chi non lo sapeva, si vuole abbonare e sostenere il canale e vedere i video dedicati agli abbonati, che piano piano saranno sempre di più e ci saranno anche degli eventi apposta per voi. E alla prossima. Bella, raga.